3, 2, 1. Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Guardate quanti fucili ho davanti a me. Ecco, oggi vi parleremo della bellissima linea nuova della Psycho Defense, che è una nuova ditta che sta tirando fuori queste linee, questi nuovi modelli di fucili base M4 low cost, perché sono tutte le linee low cost che vanno dai più piccoli, dai PTV, a lunghezze medie, anche a cecchini in polimero, in full metal, K-Mod, classici, M-Lock, colorazione tan, half tan, full black, qualsiasi tipologia di fucili. Ci sono tre nuove linee che ora vi faccio vedere quali sono. Come vedete qui davanti a noi abbiamo i due modelli della serie Ronin. Come si fa a riconoscerli? Intanto perché sono i PTV, sono quelli più piccoli che fa la Psycho, e poi da questo logo inciso al laser che riprende appunto un disegno giapponese, di una maschera giapponese. Allora, parliamo appunto di questi Ronin. Che caratteristiche hanno? Intanto hanno il body in polimero, un polimero abbastanza robusto. Come potete vedere assomigliano tantissimo alla linea Specna Core della Specna, come il calcio, che è quello richiudibile, molto robusto. Qui è l'alloggio della batteria e ovviamente si può mettere in varie posizioni. La grip è quella della serie, se vi ricordate, della serie Age, della Specna dico, con lo sgancio rapido per il motore, per arrivare all'alloggiamento molto, molto velocemente del motore. All'interno monta un gearbox in alluminio di colore grigio, che praticamente è il solito gearbox che monta la serie Specna Age L'Orion. Ovviamente però all'interno non c'è MOSFET di niente. Pistone è in metallo, testa cilindro e cilindro sono in alluminio, ingranaggi normali 18-1. Il frontale, come vedete, è un M-Lock, che riprende molto invece la serie della ARP, della G&G. Devo dire che è in alluminio, è fatto bene, molto bene. Il frontale ha un rumoreggiatore come spegnifiamma. All'interno monta un op-up rotativo, che anche questo è identico alla serie Specna Core, che funziona veramente bene come op-up in polimero. Gommino alta velocità, canna da 6,03, che è molto molto precisa anche se corta. Sopra la slitta piccatilli abbiamo le tacche di mira abbattibili, sia quella frontale che quella posteriore. Ovviamente queste qui sono regolabili in alzo e deriva. Questa è la serie appunto Ronin, e ora passiamo alla prossima. Qua davanti a me ora abbiamo la serie Shinobi in versione tan e in versione nera. Cosa cambia rispetto ai Ronin? Praticamente niente, a parte ovviamente il RIS davanti, che è un M-Lock da 9 pollici con una canna interna sempre da 6,03 in ottone da 300 mm. Gli interni, poi gearbox, motore, op-up, sono i soliti. Ovviamente dietro abbiamo il tubo calcio con un calcio simile a MFT, con un po' di gioco, però devo dire che è realizzato molto bene, molto compatto e si ingloba perfettamente sulla spalla quando andiamo in puntamento e non dà punta noia. Qui dietro abbiamo ovviamente i cavi per inserire la batteria. E ora passiamo all'altra versione. Questa invece è la versione Kenji della linea Psycho Defense. Ovviamente il logo è cambiato, come abbiamo detto. Sono colorazione half tan. Abbiamo la versione da 6 pollici qui davanti con il rumoreggiatore. Gli interni, lo ripeto, sono uguali, identici a quegli altri. Abbiamo
un K-Mod in alluminio e in polimero invece è questa il body. Questa è la versione più lunga, che la differenza la fa che il K-Mod è in polimero rinforzato al carbonio, molto resistente, come in polimero anche tutto il body. Il frontale, qui abbiamo un mini silenziatore che funziona egregiamente, con in dotazione, come vedete, tre slitte piccatini su tre lati, in polimero anche questo. I calci sono uguali per tutte e due le versioni, anche questo con un tubo calcio, ovviamente calcio fatto in polimero anch'esso, scatta molto bene, ha poco gioco, con vari attacchi per la cinghia, come abbiamo su tutti gli attacchi per la cinghia, quello classico, qui al tubo calcio. Nella, ovviamente, da parte questa parte di sinistra abbiamo altri loghi dove viene riportata la marca, la Psycho Defense, con ovviamente i selettori sono soltanto sulla parte sinistra, come sentite scattano molto bene e funzionano molto bene. E ora ragazzi, prove di tiro. Di ritorno dalle prove di tiro, ovviamente andate abbastanza bene. Vi faccio sentire la differenza con batterie da 7.4 e 11.1. Questa è la 7.4. Ora metto la 11.1. Singolo. Molto più reattivo e molto più veloce. Non male, eh? Ragazzi, al prossimo video. Ciao!